clima più oceanico dove piove di più. Man mano che andiamo, come qui, in area continentale, allora troviamo più conifere e quindi troviamo già a 1000 metri abete rosso poi con l'arice in quota, abete rosso a volte misto con abete bianco e più in alto troviamo la formazione che qui è più caratteristica dell'arice cembreto, cioè la foresta alpina di larice e pino cembro. Che va dal più o meno altezza. Diciamo 1800, 1000 poco sotto, fino a 2002-2003. Però se andiamo al Passo Gavia in Alto Adige, Bravo, ecco caro. Bresciano, tra il Sì, Bresciano, quello Val Peder, famoso. Val Martello, arriviamo anche a Anche lì per il 2005, Giro d'Italia, e da sì. voi in Cuneo, nel Cuneese, in Val Varaita, al Bosco della Levea, 2750, Ecco. che è il massimo, ecco, di quota per i boschi italiani. Questo diciamo che ci quindi c'è una serie, no, di vegetazione che al di là degli interventi dell'uomo che lo coltiva mantiene generalmente una sua naturalità diffusa. Perché io di solito coltivo il bosco, però non parlo di rimboschimenti o di boschi di impianto, parlo di assecondare quelli che sono, diciamo, gli elementi, diciamo, naturali, le vicende del clima e del suolo. Domanda giusta. Tradizionalmente il bosco è stato coltivato. Nei periodi di grande fame, tra le due guerre e anche prima, naturalmente dove si poteva si coltivava, si falciava, ma anche si seminava. Ancora oggi in provincia, ecco, di Cuneo in Piemonte ci sono residui di campi di segale a 2000 e passa metri. Io conosco un po' le valli di Lanzo, a Malcia Ussia e lì sopra, ecco, Conosco bene. torinese, certo. Però voglio dire, questo è un po' il contesto generale. Qui anche in Alto Adige i campi di segale e di orzo arrivavano a quote elevate, oggi non si vede più neanche a pagarlo, bisogna andare al confine con l'Austria. Premesso questo, quindi il bosco veniva relegato ai versanti più scoscesi, più impervi, dove non era possibile coltivare, perché altrimenti era erba, c'era fame di erba, bisognava sfamare mucche, capre, pecore e quant'altro. Per la questione invece della naturalità del bosco, allora d'accordo, il bosco fornisce il legno, però sappiamo che il bosco è anche un regolatore climatico, Ecco, il questo è bosco importante. consolida i suoli, il bosco ricicla l'ossigeno, cioè tutta una serie di altre funzioni, può dare funghi, può dare mirtilli, cioè ci sono tantissime utilizzazioni. Il bosco è prezioso. Da un punto di vista ecologico, ci tengo a sottolineare questo, il bosco è l'ecosistema che ci dà le maggiori informazioni. Laddove non ci siano condizioni climatiche estreme, troppo freddo, troppo caldo, deserto troppo arido, fino a una certa quota, noi avremmo comunque dappertutto la prevalenza di formazioni legnose. Almeno in tutta l'area. Bisogna andare sopra i 2003-2004 da qualche parte oltre per trovare praterie primarie che non siano state ricavate dall'azione dell'uomo. Allora, io ho avuto la fortuna, con il mio percorso di conoscenza, di studio naturalistico degli ambienti, di vedere per la prima volta nell'85 un bosco vecchio, vetusto, Ecco, non tagliato in Slavonia, si un chiamano, bosco. non è ceduo quello, no? No, mai tagliato in precedenza, Mai tagliato, foresta ecco, vergine voglio in capire Europa. esattamente questa roba qua. Certo. Grazie Cesare, Sì, grazie, sono molto interessato. anch'io vi faccio avere in altro modo Io sono molto interessato. una mia presentazione e è possibile scaricare dal sito della Regione Veneta, del Consiglio regionale, un dossier al quale ho collaborato volentieri, nel quale vengono trattati questo tipo di boschi, Quindi il questo bosco antico, il il bosco bosco antico in vetusto. Slavonia, quindi dai. Quello, Dov'è? io parlo poi anche di alcuni che ci sono da noi. Il primo che ho visto nella mia vita, perché prima io vedevo i boschi nostri e non avevo la concezione
lo leggevo sui libri, cos'era una foresta vergine. E mi ha molto impressionato. Io ho visto farnie da 2 metri e rotti, ecco, di diametro e 40 metri di altezza, con sotto carpini bianchi bellissimi. Cioè uno scenario, un ambiente paludoso con l'acqua alta così, pieno di ontano nero, dove non bastavano gli stivali, ho visto anche quello. Poi dopo mi sono interessato, mi sono incuriosito e ho visto altri lembi di bosco cosiddetto antico, vergine o quasi, che è difficile dire che non sia mai stato in assoluto utilizzato, però molto naturale, con piante vecchie, secche in piedi, sdraiate per terra, di grandi diametri, con grande biodiversità, molto disordinate. Il bosco vero, bello, non è quello che ci fanno vedere alla televisione, cioè il bosco di impianto, di certi sketch. Il bosco vero è disordine, la natura ha un ordine suo, ma ha complessità a livelli più elevati. L'ha laudato, sì, mi ha illuminato da questo punto di vista. Uno degli ultimi suoi passaggi mi fa una visione della complessità della natura, cosa che io non avevo fatto da cristiano, da credente, da cattolico, non ero arrivato a contemplare la bellezza delle mie aree con la complessità della Trinità. È un passaggio assolutamente stupefacente. Sempre che mi quei, ha in quei numeri che dicevi prima, no? No, dopo, gli ultimi. Verso gli ultimi, al 240. Grosso modo. Bene. È una cosa che mi ha veramente colpito. Allora, il bosco vetusto è il bosco antico, dove veramente uno capisce in qualche modo, uno che è un'anima naturalistica, cosa farebbe la natura da sola. È l'uomo che ha bisogno, diciamo, della natura. La natura, a dir la verità, non ha molto bisogno di noi. Si regola, lo fa con altri animali, certamente, con altre presenze, però non è che abbia bisogno. Non cadermi anche tu in certe frasi tipo siamo il cancro. No, questo no. Parassiti. Non l'ho mai pronunciato, non appartiene. Anzi, dico subito che i prati dolomitici aggiungono valore, accrescono, danno un valore aggiunto. Cosa sarebbero le Dolomiti senza i prati fioriti? Lo dico e lo scrivo sempre. Quindi benissimo. C'è modo e modo per intervenire. Quindi, premesso questo, ho avuto l'occasione di vedere in Austria un bosco di 270 ettari misto di abete rosso, abete bianco e faggio, e il Rotwald in Stiria. Di questo, da biologo, mi ha colpito come le piante cadendo evitano l'erosione perché modificano continuamente il reticolo idrogeografico, cioè prendono, assumono, ecco, l'andamento del terreno, invece di avere un versante ripido soggetto a erosione, abbiamo una situazione, esatto, perfetto così, in dialetto bellunese feltrino un collembus, che però si capisce anche in lombardo, no? Immagino, o anche da altre parti, non solo in Veneto. Un colle è un buco. Certo, esattamente. E quindi, diciamo, non c'è più questa erosione. Poi ancora ho avuto la fortuna di vedere la famosa mitica foresta di Białowieża in Polonia, al confine con i bisonti. E lì mi ha colpito la rinnovazione di farnie insalata, ettari di terreno ricoperto da queste rinnovazioni. E allora in quel caso quello che io devo vedere in un bosco è la cronologia, il tempo, è magnifico. Mentre noi, quando ci va bene, abbiamo una vita della durata dell'ordine di un secolo, ordine di grandezza, per parlare di boschi abbiamo bisogno di migliaia di anni. Ecco, le successioni avvengono in questi tempi. Allora io cosa vedo in un bosco vero? Devo riuscire a leggere il bosco di oggi, quello qui davanti, pronto per essere tagliato, per essere utilizzato. Ma dovrei vedere anche il bosco di domani, dove c'è la rinnovazione, dove ho tagliato da poco, dove ci sono piante giovani, e soprattutto importante il bosco di ieri,
quello che ha raggiunto la maturità, la sua vetustà, dove vedo piante grosse di diametro, più o meno rinsecchite in piedi, ricche di albergano, che so, i picchi molti invertebrati, cioè ci sono tanti animali legati a queste presenze di piante vecchie, antiche, secche in piedi, e molto legno morto a terra che non viene recuperato, che non viene utilizzato, che rende il terreno, ecco, più fertile. Poi dopo ho visto ancora altri boschi importanti in Montenegro, Bielasica, un bosco di acero e frassino molto vecchio, sui Pirenei boschi di faggio con bosco, con bosso e agrifoglio, e boschi di pino uncinato in alta quota, i famosi boschi di pino loricato nel Pollino, ecco, in zone di cresta di alta quota, il bosco di cipressi di alta quota nell'isola, ecco, di Cipro e a Creta, anche col cedro del Libano, non ho visti quelli famosi biblici, quello è un mio sogno. Ci sono, se anche ci sono. In Marocco è un altro cedro libanese, si chiama Cedrus Atlantica anziché Libanotica, sono altri cedri. Ci sono anche le scimmie, bellissimi. Tra l'altro. Esatto. Bellissimi. Quindi diciamo che in Italia abbiamo piccoli lembi. Io ho partecipato a una ricerca a 2006-2007 della Società Botanica, un censimento sui parchi nazionali. Quindi nei parchi nazionali Dolomiti Bellunesi e Stelvio, ecco, diciamo, i lembi di bosco che presentano queste caratteristiche li ho censiti e ho parlato con le persone. Allora io sono convinto che almeno il 2% della nostra superficie boschiva va tenuto in questo modo, lasciato stare come il resto. Sono d'accordo, si può utilizzare, va curato, va mantenuto. Ha un senso nel bosco. Ma certo, non c'è dubbio. Cioè, voglio dire, l'antropizzazione è in qualche modo, non dico necessaria, ma anche una funzione. Sì e no. Perché sì e secondo... No, come dicevo prima, non vorrei essere equivocato, no, voglio essere chiaro, ho spiegato bene. Però, mentre la natura va comunque avanti, ha i suoi ritmi, anche in un ambiente che è disabitato, si arrangia da solo, la foresta vergine l'ho fatto per secoli, per millenni, dove c'è l'uomo si tratta di trovare un equilibrio e una compatibilità. Ed è bellissimo perché dà a noi la possibilità di gustare anche le bellezze del creato. Non c'è dubbio questo. Poi ma lasciare cioè, magari qualche lembo. Ad esempio che ci sono i paravalanghi. Sì, cioè. Quello, ecco, mi dà un'occasione importantissima. Io distingo un impatto naturalistico da uno paesaggistico. Io essenzialmente, diciamo, mi occupo di aspetti naturalistici. Mi interessa di più la biodiversità. Quei paravalanghi sono brutti, certamente sì. Però da un punto di vista della biodiversità complessiva, a parte forse alcuni lavori fatti per metterli, non è che mi distruggono completamente le piante. Possono costituire a volte delle barriere per gli animali. Allora affrontiamo altre problematiche che riguardano la fauna. Il problema vero in certe parti è la frammentazione eccessiva degli habitat. Per fortuna in montagna, diciamo, c'è ancora una buona tenuta complessiva, nel senso che abbiamo il bosco più o meno continuo o discontinuo, abbiamo le praterie alpine, abbiamo le rocce, i ghiaioni, una varietà di habitat che ha un suo significato complessivo. In pianura, come ben sappiamo, se prendiamo la pianura padana, è difficile trovare, ecco, qualche cosa dove ci sia un ecosistema che funziona ancora. Non hanno purtroppo lasciato le siepi, i filari che proteggono anche dal vento, e quindi sono attaccati anche da molti più parassiti. Quindi c'è anche una questione funzionale di equilibri ecologici. A me piacerebbe, ecco, entrare nel vivo delle tematiche ecologiche, quelle funzionali, ecosistemiche, ecco, rete ecologica, corridoi ecologici, che sono legati anche a un nostro modo di essere presenti, di vedere, perché no. L'importante è esserne consapevoli e di non continuare ad andare nella stessa direzione in modo da distruggere quello che era, diciamo, l'equilibrio, il mosaico complessivo. Questa è la sfida che noi abbiamo in montagna. Grazie.
In pianura purtroppo la situazione, cioè, è un po' più critica. Che non andiamo a demonizzare tutto no, ciò che l'uomo ha fatto. No, ci mancherebbe altro. Lui stesso anzi, che voglio capire. Anzi, è il custode è responsabile. Ha fatto il paravalanghe, il custode sì. Ha sistemato le... Cioè, ha falciato i prati, io insisto su questo, perché una buona componente di biodiversità è legata alla presenza di prati regolarmente falciati e questo ha aumentato la biodiversità, lo sappiamo questo, non sta dicendo cose strane, ecco. Perché alcuni ambienti completamente abbandonati sono belli, sono selvaggi, sono integri, ma hanno minore biodiversità.